Liberi.tv, Rita De Santis, perché è importante essere qui oggi? Perché questa legge è, con i suoi emendamenti è stata un danno eccessivo per i nostri figli. Non si può fare politica sulla pelle delle persone e quindi era importante essere qui. È una legge a ribasso anche per le famiglie arcobaleno. Ma più che a ribasso è una legge che ha voluto accontentare la parte religiosa. Hanno tolto l'adozione del figlio del partner, che era fondamentale, e hanno pensato di far differente la vicenda della fedeltà solo e semplicemente per impedire in seguito di adottare. È una cosa scandalosa. Perché loro volevano sottolineare questa differenza tra il matrimonio tra due persone dello stesso sesso e quindi dire che magari due persone dello stesso sesso sono infedeli, promiscui, giusto? Sì, certo, volevano sottolineare questo e poi laddove avrebbero richiesto l'adozione avrebbero detto no perché voi siete promiscui. Sono in mala fede, è una politica che ormai non ha più niente a vedere con l'etica. Io credo che la politica sia arretrata rispetto sicuramente a quello che invece il popolo qui oggi invece manifesta. No, la politica non solo è arretrata, ma è opportunista. Cioè, questa è una cosa gravissima, perché i nostri figli non sono di serie B, pagano le stesse tasse, devono avere gli stessi medesimi doveri. Io ringrazio Rita De Santis di Agedo, lo diciamo sempre, impegnata da anni per la difesa dei diritti civili e soprattutto dei figli, dei genitori, perché la famiglia è quella dove c'è l'amore. La famiglia è quella dove c'è l'amore e tante... Non si può dire la famiglia naturale, perché tutto quello che c'è in natura è naturale. Grazie.